programma questa mattina a Termoli, intorno alle ore 7 alla Marina di San Pietro, lungo il viale che costeggia il porto turistico della città, è stato ritrovato senza vita il corpo di un 21enne. Il ragazzo di Campobasso era legato con una corda ad un albero, l'ipotesi più accreditata, quella del suicidio. Ma la polizia sta indagando sull'accaduto. Nuovo blitz antidroga da parte dei carabinieri di Isernia nelle zone più sensibili della città. La stazione ferroviaria, il terminal bus, la villa comunale e il monumento ai caduti. 4 i giovani finiti nei guai, 3 isernini e un egiziano. Nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, gli uomini della stazione carabinieri forestale di Venafro hanno denunciato 2 uomini per abusivismo edilizio e violazione del vincolo paesaggistico. Continua la battaglia contro l'inquinamento da parte dei venafrani che sabato e domenica scenderanno di nuovo in campo con la campagna nazionale Cambiamo l'aria. Per il Firma Day di sabato 20 e domenica 21, banchetti in Corso Campano e in Piazza Salvo d'Acquisto. Si è tenuta questa mattina a Venafro la cerimonia di intitolazione della piazza antistante alla stazione ferroviaria a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un evento per ricordare il sacrificio dei 2 magistrati uccisi dalla mafia nel 1992. Presenti il sindaco Antonio Sorbo, il prefetto di Isernia Fernando Guida e il vicario del questore di Isernia Luca Battani.